Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Abbiamo parlato delle novità del gioco, abbiamo parlato del banner, adesso ovviamente tocca alla parte più succosa, il pull. Pullare, una delle parti più belle probabilmente, belle e brutte in base a come va la situazione diciamo, del nostro gioco. Però incrociamo le dita e speriamo bene, soprattutto perché Sephiroth ovviamente è il mio personaggio preferito, poi è comunque un buon banner, ho parlato bene di lui, quindi spero che in un modo o nell'altro sia gentile nei miei confronti. Prima però andiamo a farci ovviamente la multisummon gratuita, quindi andiamo a vedere un po' come ispira la serata. O meglio dire la mattinata, perché sto registrando di mattina presto, ovviamente. Vediamo un po' come va la mattinata. Quindi qui niente Cloud con skin alternativa. Vediamo. Olè, buono il parry, quindi va bene. Oh, mette Barret tra l'altro, non male. Oh, Matt, buona la Killer Hornet di Matt, assolutamente ottima. La Gatling Gun non è ciò che mi interessa, però ottima la Killer Hornet. Da Killer Hornet dovrei averla adesso rosa? Non mi ricordo se con questa pull adesso arriva rosa. Dovrei controllare. Comunque, banner di Zac e Sephiroth. La mia wishlist è un po' particolare in realtà, perché non è una wishlist che consiglierei forse al 100%. Io sto facendo questa wishlist perché sono tutte armi che mi interessa ottenere. Infatti, come potete vedere, tra l'altro vi consiglio di utilizzare il pulsante di Held Status per vedere un pochettino qual è la vostra situazione. Io da qui potrei vedere Matt. Ah, ok, è diventata full rossa praticamente ora la Slick Beetle. Vabbè, ok, giusto per sapere. E questo è uno strumento utilissimo per farvi vedere se dovete cercare qualcosa nel dettaglio. In questo caso io con Sephiroth sto andando a cercare praticamente la Mithril Type Zero Katana perché se riuscissi a portarla a rosa sarebbe ottimo. O sarebbe veramente ottimo. Con Matt invece sto cercando la Centipede perché purtroppo non sono riuscito ad ottenerne tanti overboost e la Centipede è comunque un'ottima arma per il mio Matt perché comunque io lo sfrutto come difensore magico, difensore fisico in base ovviamente alla situazione, quindi mi servono più overboost necessariamente. Per Glenn invece ho messo la Ultimatic che comunque è una delle armi migliori di Glenn e vorrei anche un pochettino migliorare Glenn. È uno di quei personaggi che al momento è rimasto indietro. Tra tutti i miei personaggi, Glenn forse è quello che è rimasto più indietro. Persino Red ho alcune armi rosa, addirittura, quindi immaginatevi come Glenn in questo caso mi possa magari risollevare un pochettino. Di Tifa ovviamente ho messo i Power Souls per lo stesso motivo che vi ho detto nella descrizione del banner, proprio perché è una di quelle armi che posso utilizzare con Boost HP e Boost Magic Ability, quindi è perfetta come sub-weapon per il Sephiroth non elementale. E poi una delle armi che vorrei portare su il prima possibile a rosa è la Mithril Staff, la Mithril Rod di Eris. Perché questa portata a rosa mi consente di avere con 5 barre ATB praticamente due stack di difesa in difesa magica e fisica. E sarebbe veramente tanta roba. Sarebbe veramente, veramente tanta roba. Quindi spererei in un modo o nell'altro di portarla su il prima possibile. Quindi questa adesso da d'ora in poi sarà praticamente una delle mie armi che metterò praticamente sempre in wishlist fino a quando non la porterò su, perché è troppo utile, è veramente veramente troppo utile. Ma detto ciò, bando alle ciance,
ciancio alle bande, siamo riusciti a riottenere 25.000 gemme grazie alla campagna e grazie a tutto quello che c'è stato all'interno del gioco, quindi speriamo che in un modo o nell'altro ci possa aiutare ad andare avanti. Bene, cominciamo benissimo. Bene, bene, cominciamo bene. Cominciamo benissimo, veramente benissimo. Almeno datemi... niente, neanche Cloud vestito. Bene, ok. Proprio quando si comincia così è veramente un bel segno. Non è detto, perché magari abbiamo un parry, abbiamo una schivata, però... partiamo un po' scoraggiati. Partiamo un po' scoraggiati. Vediamo se invece... Ale. Non guardo neanche l'attacco perché non ci credo. Oh, invece... oddio! E invece sì, ci dovevo credere. Ed è Sephiroth, tra l'altro. Attenzione. Madonna, se cominciamo già con l'arma nuova di Sephiroth... è comunque un ottimo inizio con un solo stampo, ma è un ottimo inizio. Diciamo che il problema di avere Sephiroth in questo caso è perché ho messo anche un'altra arma di Sephiroth, quindi potrei perdere il 50-50. Solitamente non si dovrebbero mettere armi dello stesso personaggio in banner per evitare questo 50-50, però diciamo che in questo caso lo posso accettare. Ecco, in questo caso, vedete, il 50-50 mi ha punito. Però mi sta bene da un lato, perché adesso con questa l'ho portata full rossa. Quindi basta che ne trovo un'altra e la posso togliere. E la posso togliere dalla wishlist. Quindi metodo giappino, vediamo se magari mi funziona. Niente, chocobo giallo. Sempre con uno stamp. Purtroppo non ho tante gemme. Il problema è questo, che non ho tante gemme, quindi spererei veramente in avere almeno Matt, quindi ok, Centipede. Ah no, madonna, ho perso il 50-50 addirittura. Mi è uscita una Broadsword Axis. Ho perso il 50 di nuovo. Ma che sfiga. Cioè, nel senso, va bene che è un'arma 5 stelle, quindi non è una multivuota, però... proprio che sfiga. Eccoci qua. Madonna, non riesco ad arrivare manco al costume di sto passo. Non riesco ad arrivare manco al costume. Veramente non riesco ad arrivare manco al costume così. Non va bene, non va bene. Allora, in questo momento ho la katana di Sephiroth full rossa. Quindi se ne trovo un'altra, ne dovessi trovare un'altra... posso toglierla dalla wishlist e sarebbe comunque tanta roba. Bene, 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 bene. Almeno non sono vuote. Eris, benissimo. Quindi Mithril, almeno tu. Sì. Ok. Mithril. E siamo a 4 stelle rosse? 3 o 4 stelle rosse? Chocobo nero! Porca miseria, la prima volta che vediamo il chocobo nero. Benissimo, abbiamo recuperato tantissimo qua. Ovviamente possiamo skippare perché l'animazione è quella garantita, quindi sono sicuro di avere, esatto, almeno la garantita nuova di Sephiroth ed è la prima copia, che effettivamente avrei voluto averne avrei voluto averne già di più, perché la prima garantita sinceramente è un po' pesante come cosa, però buono, perché sono riuscito comunque sia a recuperare un paio di stamp e quindi forse almeno il costume dovrei riuscire a vederlo. Se tutto va bene, il costume forse dovrei riuscire a vederlo. Peccato che però sto facendo uno stamp solo alla volta e sta cosa non va bene. Mi sarei accontentato di due stamp alla volta per essere leggermente più veloce. Peccato, il chocobo nero mi avrebbe dato, mi avrebbe potuto dare, anzi, qualche soddisfazione in più. Magari un 6 stamp sarebbe stato figo. Però non mi lamento, ragazzi, non mi lamento. Ok, qui probabilmente vuota, ma ci sta. Una vuota comunque, purtroppo doveva uscire, che altrimenti non ti chiami Ever Crisis.
Ok, quindi ho praticamente altre tre pull. Però se vado di uno stampo alla volta. Ok. Uno e due. Ok, il costume ci arrivo. Anche se faccio uno stampo ciascuno nelle pull dopo, almeno il costume lo prendo. Però, ovviamente, avrei preferito sicuramente avere già più copie dell'arma di Sephiroth, se devo essere onesto. È vero che la seconda pagina, comunque appena riuscirò ad arrivare alla seconda pagina, ci saranno le copie garantite, però... bene, bene, bene. Schivata. Una subito che è... Zack? Oh no, l'arma nuova di Zack mi hanno dato. Va bene. Va bene, l'accettiamo. Anche se Zack comunque sia, non sarà uno dei miei... Non sarà uno dei miei personaggi che utilizzerò. Ecco, vedete, queste multi possono sembrare buone, perché comunque non sono vuote. E già comunque è qualcosa. Perché non sono vuote ed è già qualcosa. Però vedete, stanno uscendo troppe armi diverse. Stanno uscendo troppe armi diverse. E questa cosa a me non sta bene adesso, non sta più bene. Cioè, io voglio investire su un banner dove voglio investire sul banner. Non voglio avere tutte queste armi sparse. È un peccato. In fin dei conti è un peccato. Allora, vediamo invece cosa succede qui. Ti prego, schivata, Perry, tutto quello che vuoi. Datemi 12 armi tutte insieme. Benissimo. Ti prego... No, due di Zack, non ci credo. Non ci credo, due di Zack. Mi sto sentendo male. Non ci credo, due di Zack. Madonna, se fossero state due di Sephiroth, sarei saltato. Chocobo rosa. Dai, una, due, tre... No, peccato, avrei preso la garantita a quest'ora. Per uno stamp. Però buono. Però molto buono. Molto buono. Perché io praticamente alle prossime 3000 gemme sono già praticamente lì. Con la garantita. Quindi va benissimo. In realtà va benissimo. Certo, ho soltanto un'arma di Sephiroth. Cioè, non ho overboost, non ho niente. Non so se ho weapon parts. Sinceramente, non ne ho idea. Però bella la schivata. Dai, dammi tre armi di Sephiroth, ora ci vogliono. No, di nuovo Matt. Niente, di nuovo Matt. Va bene. Però, ok. Intanto, abbiamo preso il costume. Abbiamo preso anche l'arma di Seppo. Quindi... va benissimo. La nostra prossima pull è comunque garantita, perché comunque abbiamo siamo praticamente alla seconda scheda con l'arma praticamente garantita, e poi qui ne abbiamo subito un'altra garantita. Vorrei fermarmi qui, probabilmente mi fermerò qua, anche se avendo comunque preso già tre armi in totale di Zack, quindi avere due overboost rossi su Zack, forse se riusciamo anche il costume di Zack, probabilmente lo prendiamo, anche se non è il mio, diciamo, anche se ovviamente non è il mio, anche se ovviamente non è il mio, diciamo, il mio score principale, non è il mio obiettivo principale, però effettivamente potrei prenderlo. Effettivamente ormai a completare anche la scheda 2 la potrei fare. Peccato Sephiroth, mannaggia, mi serviva qualche overboost in più. Credo di averli comunque i fragment, e almeno per il primo overboost credo di utilizzarli. Però vediamo. Sono ancora titubante. In realtà potrei vedere se effettivamente fare l'investimento, perché su Zack in realtà avrei la spada, sì, però qui abbiamo praticamente con 15.000... Quanti me ne danno? 20 addirittura. Oddio. Vediamo qua come siamo combinati. No, minchia.
Ok, pensavo ci fosse qualche offerta migliore, magari. Qua invece altri 20, mamma mia. Pensavo ci fosse qualche offerta più. Pensavo ci fosse qualche offerta più, diciamo, più gentile, no? Qualche carezza più. Oddio, Madonna, questo. Ecco, vedi, questo per esempio è un pacchetto che in realtà non sarebbe brutto da ottenere. Non sarebbe affatto male da ottenere, però, sinceramente, 67 dollari anche no. Cioè, specialmente che io voglio comprarmi Rise of the Ronin, direi anche no, lasciamo perdere. Direi anche di no. Perché comunque pacchetti dipende ovviamente la roba che c'è dentro, molti sono convenienti. Molti sono veramente convenienti. Quindi per chi comunque ha la possibilità giustamente di investire può farlo, perché ci sono veramente dei bei pacchetti. Ci sono veramente dei bei pacchetti. E è anche vero che comunque si prenderebbero 40 ticket in realtà. Cioè potrei prendere 40 ticket e 40 ticket potrebbero veramente svoltare. Potrebbero veramente svoltare, però aspetterò di rifare le gemme con la campagna, tanto ci regaleranno gemme, ancora il banner è attivo per un bel po' di tempo, quindi diciamo che stringerò i denti e per il momento cercherò di resistere alla tentazione. Spero che per voi i pull possano andare meglio dei miei, che comunque non mi lamento perché ho avuto soltanto una multivuota. Fondamentalmente ho avuto solo una multivuota, un chocobo nero, un chocobo rosa, quindi devo ammettere che mi è andata bene. Devo ammettere che mi è andata molto bene. Però, come avete visto, ho preso poco di Sephiroth. Avrei voluto qualche cosa in più. Comunque, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buona fortuna anche a voi con i vostri pull, fatemi sapere ovviamente come vi sono andati e vi ricordo che se volete pullare in live potete tranquillamente scrivermi su Discord e poi essere condivisi in live stream insieme ai ragazzi della community. Detto ciò, io vi do un buongiorno, visto che comunque la giornata comincia adesso, e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!